Questi sono antiterrorismo, anti... Quello che non significa che ha segnato il territorio. Mi ricordo 2 ore che sta sul mezzo, Morello. Che sì? Sono troppo bravo. Queste sono foto dell'epoca? Milano 1900. È dell'epoca, sì. Ok, grazie. Adesso noi abbiamo già distribuito e abbiamo accreditato, senza ancora distribuire il pass stampa, 232, mi hanno detto poco fa, tra operatori, giornalisti, tecnici, fonici e quant'altro. Non dobbiamo discutere, lo dico perché mi autoconvinco, perché poi ogni manifestazione ci casca e io ci discuto, prima o poi con qualcuno ci vado a finire, però per l'altro problema, allora si sentono tutti a salire sul cazzo di padre. Noi li regolamentiamo mandandoli solitamente uno, massimo due per volta. Vanno, fanno e scendono. C'è solo un cineoperatore che sale sul palco autorizzato, che è quello della regia video che registra la manifestazione, e un altro che è di Reggio Emilia, che sta seguendo già il corteo, la piazza, il concentramento, si è fatto il viaggio da Reggio Emilia a Roma e servirà per fare poi un documentario. Altre cose. Il palco, come funziona l'accesso? La rampa di qua è per salire,
l'altro dall'altra parte non ho neanche visto, c'è una scala, una scaletta, una scaletta. Per la discesa. Adesso arriveranno anche 15 compagni da Bologna e ci daranno una mano a gestire il parco e gli affidano gli accessi al parco. Altra cosa importante, l'area parco, cioè il doppio filtro. Questa è una cosa che sperimentiamo per la prima volta quest'anno, visto che il 2010 ci ha creato qualche problema. Qui accedono tutti coloro che hanno il pass area parco, stampa o organizzazione. Il primo filtro è per dare un'occhiata. Il secondo, se c'è il giornalista che ti dice io mi sono accreditato ma non ho ancora il pass, qui dietro ci sarà sul tavolino un compagno che è responsabile poi degli accessi e che vedrà anche altre personalità oltre ai giornalisti che spuntano da una lista che ci hanno stampato oppure aggiungono se non fosse stato ancora sulla lista. La polizia ci ha accesso, io ho chiesto cortesemente di stare al di là delle consegne, ma è ovvio che il personale di servizio anche dentro, soprattutto in borghese, è normale che sia così. Questo corridoio che voi vedete tra le due transenne deve rimanere pulito, libero sempre, perché può essere se necessario per il pronto intervento delle ambulanze, così può essere necessario per gruppi di servizio d'ordine. A un certo punto noi sappiamo adesso il corteo circa 287 compagni con la vostra vetturina e con il vostro, arriveranno probabilmente a come finiscono i compagni che arrivano in piazza. Poi noi abbiamo già predisposto un altro gruppo vallino, un altro alla fine della piazza. Voi dovete soltanto fare in modo che non ci siano problemi, non ci siano discussioni e soprattutto che la gente non cerchi di scavalcare ed entrare. Quindi la cosa più importante adesso è entrare, quindi distribuisco io, non farei una cosa fitta. Lo dico perché in palla vi rompono le palle, abbassati, non vedono, eccetera. Mettiamo magari una persona ogni tre transenne, ogni due transenne, adesso lo vediamo, ci valutiamo un attimo. E mi servono almeno tre persone al primo filtro e tre persone al secondo filtro qua. Stesso discorso va fatto dall'altra parte dove sono i giornalisti. Perché da lì, nel momento in cui iniziano gli interventi, arrivano i politici, i fotografi cercano di scavalcare sistematicamente per venire a fare la foto a chi si abbraccia, si bacia. Altre cose non ce ne sta. Lui c'è il mio riferimento, a parte io sempre qui in giro perché sono responsabile del parco sulla vita. Però basta che chiamate, non rischio mai creare allarmismi per sconsate. Verificate bene prima quello che succede. Arriva uno che ha un manino strano, va bene. Lo valutiamo. Per esempio, Umberto non c'ha il pass, però ovviamente fate passare. Buon senso. Le segreterie delle federazioni di categoria sono, magari non hanno ritirato il pass qui al nazionale, magari chiedete chi so, che se non li riconoscete ci chiamate o li fate venire magari al primo. Esatto. Tieni conto tra le altre cose che apre Fincantieri, la Liguria, subito dopo c'è il Piemonte. Subito dopo vengono i campani, quindi credo che ci abbiano tutta la loro intenzione. Sotto questo punto di vista dovremmo essere abbastanza tutelati stamattina. Comunque intenzioni, se ti chiedono di attaccare. Sì, possono attaccarli. Possono attaccarli senza problemi. Non sul palco, mai. No, sì, la transenna a me non mi piace. Ma noi stiamo dentro questa transenna. Allora, voi state fuori da questa prima. Dall'altra parte, ok. Quest'altra parte, soprattutto la parte parco, ve la fate voi sei per cortesia. Le distribuite, lo sapete voi come fare. Le distribuite soprattutto a mio miserio. Probabilmente un raddoppio laggiù all'angolo, dove proveranno a entrare i giornali. Questo è matematico. Ok? Iniziamo a distribuire, io direi 5 persone, le metterei giù, ma non a questo filtro qua, prova al filtro giù in fondo, dove poi accederanno all'area parco. Ciao, Mario. 5 almeno lì distribuisci le tre. Ne metterei anche una più di ogni 3. Mattia. Qui rinforzi e sul contatto. Ok? Grazie, buon lavoro a tutti. Adesso un po'. Ciao, sono Andrea. Abbiamo capito?
cominciato con le votazioni a Torino, sono andato con la sua solidarietà, e poi questo me lo gira per cortesia, me lo gira quel, grazie. Vabbè, tanto non è che gira anche dall'altra? Sì, grazie. Ancora, grazie. Landini. Oh, ciao. Come va? Bene, che ci dovrebbe essere un calendario. Io a seguito di quello ti dico. Quindi è importante il ricorso anche alla magistratura. Perché se ti dico una cosa e poi ti uccide con la trattativa mi tocca non venire. Ciao. Un'altra? Vuole essere sicuro. Andiamo. Maurizio. Lì che abbiamo vinto noi, cioè, non ho perso tutto, no, è positivo.